L'arrogante è tornato, ma stavolta fa il gradasso. Sembra quasi di vedere quel trentenne che si fa la ceretta e la barba e va a giocare nella categoria dei ragazzini solo per spaccare qualche menisco. Di che parlo? Dell'Iveco Turbo Daily 4910 declassato. La seconda serie del Daily parte dal 1989-90 fino al 1999 e venne commercializzata la terza serie dal 99 in poi assieme ad esso. Per quanto riguarda il tonnellaggio, venne ampliata la gamma, infatti adesso abbiamo da 35, 50 e 60 quintali, i motori che potevano andare da 80 cavalli per l'aspirato fino al 100-120 cavalli per il turbo compresso. Vennero adottate dal 1978 al 1999 varie tipologie di Sofim. Dal 2000, poi passò subito quasi immediatamente al 2004, al 2005 fino alla fine serie della seconda serie che passò al 2008 e venne soltanto incrementato l'alesaggio e la corsa. Rimane sempre un diesel a pompa rotativa, le ultime versioni diventarono addirittura iniezione diretta e un piccolo aggiornamento diventò anche GTD, ma da allora in poi si passò già all'F1C che era già di gran lunga superiore come motore, era già più moderno e più ecologico. A cavallo tra il 1994 entrò già la prima normativa Euro 1, cosa che mortificò un po' le prestazioni, ma nulla di che, fino ad arrivare al 1996 che il motore passò a 2008 per le normative Euro 2, perché il motore letteralmente non ce la faceva più, venne incrementata la potenza effettiva del motore e così tirò avanti per un po'. Nel restyling della seconda serie del 1996, oltre a un frontale leggermente modificato, troviamo un allestimento interno della cabina che è quasi completamente diverso, migliorato e soprattutto più moderno. Lo possiamo chiamare come volete, aggiornato, non aggiornato, motore Sofim 2.5 e 2.8, per noi rimane sempre il nostro vecchio naftone, fumone, scorreggione. L'estetica è completamente diversa da quella degli anni fine 70 e inizio 80. La prima serie era letteralmente uno scatolone con il muso leggermente inclinato. Questa volta invece abbiamo un muso in stile punta arrotondata delle forbici di Mucciaccia. Abbiamo una cabina che è abbastanza ampia, riprende più o meno le dimensioni del precedente, ma è tutta quanta stondata. Il muso è leggermente angolato, abbiamo il paraurti integrato, la mascherina che è di plastica è sempre integrata. Potete notare sul paraurti anteriore le vecchie prese per i fari antinebbia che non ci sono più, molto probabilmente persi durante qualche lavoro che stava... dovevano essere qui, ma ormai fu una presa d'aria. Ormai. Poi abbiamo il cofano che è più o meno simile al precedente, oltre gli arrotondamenti non troviamo nervature ma abbiamo soltanto la presa d'aria per la reazione interna del veicolo. La parte laterale abbandona quelle che erano anche alcune grafiche degli anni 80 che riprendevano un po' quelle del Turbo Star per avere una sola striscia che qui ormai è sbiadita, bianca, che corre lungo la nervatura della presa d'aria laterale e sotto di esso troviamo la scritta Turbo Daily con il carico 49 che è il tonnellaggio, quindi 49 quintali, 4.9 tonnellate per i più pignoli e 10 che sta per i cavalli. Adesso le due foglioline, non vorrei essere, ditecelo nei commenti, non vorrei essere ricordare male, ma stava per l'Euro 2, quindi le due foglioline Euro 2, una fogliolina era Euro 1, l'ecologia. Stai cercando un'auto ma vuoi essere sicuro dell'acquisto? C'è un'unica soluzione per non metterci più le mani sopra e si chiama Car Vertical. Car Vertical è l'unico sito che ti permette di sapere lo stato giuridico, l'odometro e soprattutto il danno di un'auto per cercare di avere un acquisto sicuro, ma soprattutto tanti consigli utili per vendere la tua auto a un prezzo maggiore. Ma vediamo qualche esempio. E basta raga, ti serve la tua nuovissima Dodge Challenger, vuoi i cavalli americani? Allora cosa fai? Ne cerchi una, metti il codice VIN e quanto pare c'è sempre il solito danno. Vediamo un po'. Ragazzi, non riuscirete mai a capire di che macchina si tratta se non avete mai visto una Challenger, perché questa ha preso letteralmente un muro, sembra quei cani, che non hanno il naso. Ah, Car Vertical, finalmente sei quello che compri. Briga, aspetta. Ma codici sconto? Giusto, quasi mi dimenticavo. Non è vero, ce l'abbiamo scritta. Se volete avere il 10% di sconto, basta inserire il nostro nome RealCar sull'applicazione oppure sul sito. Dopo la cabina, abbastanza semplice, troviamo la parte posteriore. Già dalla parte inferiore, che cosa vediamo? Tutta quanta la meccanica completamente esposta.
L'altra volta, quando provammo l'altro Daily, non era possibile vederlo perché il vano inferiore era coperto di cassetti, portaoggetti e altro. Questo, essendo un autocarro, lo vediamo tutto quanto esposto, quindi abbiamo sotto il serbatoio, il parafango e la ruota. Dopodiché abbiamo in bella vista le balestre e tutto quanto è sotto telaio e vediamo le travi verniciate di rosso chassis. Sopra invece possiamo avere in questo caso il classico cassone ribattabile trilaterale con una gruetta manuale installata dal proprietario perché aveva bisogno di trasportare laterizi. È l'elemento di stile che fa la differenza sul Daily. Guarda, guarda, lo vedi cos'è questo? Questa qui potrebbe essere una botta di qualcosa caricata dall'interno, ma in effetti la natura ha creato assieme alla vernice rotta una piuma. Qui c'è proprio l'elemento estetico. Il posteriore è molto maschio, molto robusto. Il retro del cassone ti fa già capire chi ha fatto il cassone stesso, in questo caso l'Auto Saab. Abbiamo tutte le sponde verniciate in un altro colore, solo per estetica, per ricordare l'alluminio, ma sono in acciaio e sono tutte quante apribili. Addirittura ad alcune si possono togliere tranquillamente anche i perni, si possono togliere. Il resto del posteriore sotto troviamo la parte inferiore dello chassis, che è verniciato sempre il rosso chassis, la parte dove si ancora il cassone, e sotto troviamo un gran bel tubo di quelli che ti fanno capire se non hai capito che ti devi fermare col cassone. Con questo ti fermi di sicuro quando te lo prendi con la macchina. I bellissimi e caratteristici fanali del Turbo Daily, che hanno utilizzato per un po' tutti quanti i mezzi, addirittura anche altre tipologie di mezzi. E al centro troviamo la targa che ti ricorda che mancano 211 giorni a Natale. Scusa, che questa data dove era il... Non sapevo che dire, poi Natale è passata, la Befana. Il Turbo Daily è uno di quei veicoli studiati esattamente come fosse un camion. È dotato di un sottotelaio a doppia trave dove viene ancorata tutta la meccanica e soprattutto vengono ancorati sopra di esso il cassone e la cabina, principalmente la cabina, poi l'allestimento viene scelto dal compratore. Rispetto agli anni precedenti, già la seconda serie tendeva a rivoluzionare quella che era un po' la categoria stessa dei carichi dell'Iveco. Mi spiego meglio. Negli anni fine 70 e inizio 80 il Ducato, il Daily, l'Iveco Z, le categorie successive facevano il carico, ossia il Ducato per il basso carico, il medio carico era del Turbo Daily, il medio alto carico era della serie Z e l'alto carico poi veniva fuori dal Turbo Star. Successivamente venne completamente cambiato tutto quanto il registro Fiat, ossia si passava dal basso medio carico del Ducato, il medio alto carico del Daily e l'alto carico dall'Eurocargo e cariche ancora più importanti dallo Stralis oppure dalle l'highway, l'essway che sia. Sofim. E già qui potremmo chiudere il cofano, perché effettivamente non serve dire altro. Che possa essere esso 2000, 2005 o 2008, è sempre un Sofim, quindi sai perfettamente che ti porterà sempre anche senza olio. Il vano motore del Daily effettivamente sembra piccolo e angusto, e in effetti lo è, però lascia spazio per fare tutte quante le manovre possibili e immaginabili. Andiamo con ordine, da sinistra verso destra. All'epoca non serviva molta roba all'interno nel cofano, quindi è un vano motore molto ordinato. Abbiamo dalla presa d'aria esterna il tubo che convoglia alla cassa filtro, un semplice manicotto e si va verso la turbina. Abbiamo soltanto la vaschetta dell'acqua del tergicristallo e abbiamo la vaschetta dell'acqua del motore, una grande batteria perché un diesel ha bisogno di potenza per far riscaldare le candelette, il motore, il blocco di areazione, quindi la stufa come direbbero molti, il resto del motore che è abbastanza grande, la pompa della Bosch, poi abbiamo servofreno con pompa dei freni e pompa dell'idroguida, filtro del gasolio e basta. Non abbiamo nient'altro. Il cofano è completamente libero, c'è il radiatore avanti, tutta questa parte della mascherina viene smontata per fare la distribuzione, per una persona che lo sa, lo fa in relativamente poco tempo. Quando venne creato questo motore non sapevano di aver creato un mostro, è stato creato in 50 varianti, in molteplici cilindrate. Si è evoluto nel tempo, è passato da diesel a turbo diesel, è stato anche aggiornato con sistemi di iniezione diretta, però fino a un certo punto, perché poi è stato eliminato, l'hanno tolto perché dicevano che era vecchio. Però io la vedo così, sembra quasi come quando hanno detto a Maradona sei vecchio, sì sei vecchio, sei appesantito, però quando palleggiava Maradona era sempre uno spettacolo vederlo qui, la stessa cosa. Lo vedi camminare, fumare, ma sai perfettamente che è un campione. Però il Sofim non ha mai evaso. Perché? Così.
Ah, non come Maradona, ok. No, non l'ho detto, vabbè. Poi c'è l'anima sua. Ho scoperto che il Sofim nelle sue ultime evoluzioni è stato anche creato 16 valvole. Io non l'ho mai visto però, sinceramente non l'ho mai visto, o mi è sfuggito o non lo so, vabbè. Alcuni veicoli francesi, dove i francesi andavano completamente orgogliosi di loro, il Renault Master, che erano gli antagonisti, il Renault Master, il Trafic, Situation Nationale, come dicevano i francesi, montavano un Sofim. L'Italia con la Francia, in particolare la Sofim, che era un produttore di motori, che è un produttore di motori, creò questa joint venture e passava i motori ai francesi, giustamente creando motori a chi cacchio li dovevi vendere. Più soldi anche quei francesi. Ma sotto c'era un Sofim. La caratteristica? Era montato al contrario. Nel daily il Sofim sta qui dove vedete, va leggermente dentro, ma non più di tanto. Nel Trafic o nel Master sta letteralmente dentro. Praticamente devi smontare parte dell'abitacolo, messo molto in basso perché il Trafic è molto alto come veicolo, e ce l'avevi letteralmente dentro, e questo non è un motore silenziosissimo, e quindi immaginate. Questa versione ha 100 cavalli a 4100 giri, alcuni a 3800, alcuni a 4100 in base alle annate. 4100 giri, che sono quasi il numero massimo dei giri previsti per un motore diesel, al massimo 5000. Sapete perché? Perché, Gabriele? Le barbabietole da zucchero. Alle superiori rispondevo così, andavo sempre bene. La fotosintesi clorofiliana apposta, sì. Ok, perfetto. Spiegone? Amerigo Vespucci. Spiegone? Lo spiegone. Molti si sono chiesti, ma perché un motore diesel fa al massimo 4500-5000 giri? Ci sono motori benzina che ne fanno 8000. Diciamo che c'è una serie di fattori e una serie di concause. Partiamo dal principio. Il diesel è un motore che scoppia. Lo scoppio nel motore diesel avviene per autoaccensione, vuol dire che l'aria, venendo spinta sotto la testata a compressioni inaudite, che sono il doppio di quelle dei benzina, si arroventa, e nel momento giusto viene iniettato il gasolio e tutta la miscela si accende. Il motore benzina è un motore ad accensione comandata, vuol dire che voi avete le candele. Le candele che nel dato momento, quando la miscela è pronta, viene schiacciata sotto il cielo della testata, la candela fa la scintilla, boom. La candela fa la scintilla, boom. Esatto. Ok, scuola per trogloditi questa. Perfetto. Per cavernicoli. Nel motore diesel che cosa accade? Abbiamo proprio un grafico. C'è un ritardo dell'accensione della miscela. Cioè, la miscela deve avere proprio il tempo materiale di autoaccendersi. Questo ritardo che cosa comporta? Comporta che proprio il ciclo diventi lento. Questa lentezza nella combustione fa sì che non può andare il diesel oltre un certo numero di giri, perché quando va oltre 5000 giri la miscela non ha letteralmente tempo di andare in combustione. Quando vi dicono il mio diesel fa 7000 giri, sapete che succede? Fa una catasta di fumo nero, perché non c'è letteralmente accensione. A quei regimi oltre 5000 l'accensione, il motore diesel diventa altamente inefficiente. C'è anche la concausa. Nel motore benzina abbiamo all'incirca 100.000 newton di spinta, di combustione, di forza di combustione. Nel diesel ne abbiamo il doppio, se non di più. Per favore, me lo spieghi la troglodita che... Se la forza di combustione di un benzina è l'equivalente di un bambino, tutti gli organi interni dovranno essere proporzionati a quella forza. Quindi pistoni, bielle, peseranno ad esempio 5 kg. Nel diesel abbiamo la forza di un bufalo, quindi tutti quanti gli organi annessi, pistoni, bielle, saranno estremamente più grandi. Al posto di 5 peseranno roba di 15-20 kg, quindi proprio il movimento del motore è quasi impossibilitato a salire di giri, anche per il peso del motore. Ci mettete il ritardo nella fase di accensione del diesel, gli organi pesanti, e il gioco è fatto. Questo più di 5000 nella fattispecie non va. Se vi dicono che fa 7,5 vi stanno a prendere per il culo. Cambio a 5 marce più retromarcia, ma ad H. Esattamente come le Monreal, Alfa Romeo o l'Alfa 6. Ah, interessante. Vi spiego dopo il perché. Ah. H-picchia. H-picchia, però, ragazzi, come l'Alfa Romeo della miglior tradizione, è anche a trazione posteriore. È il furgone sportivo per eccellenza. E la 156 muta. Esatto, perché quella è una Fiat, non è un Alfa Romeo. Sospensioni, gomme, freni, ve le abbiamo già detti l'altra volta. Andatevi a vedere il video del precedente daily. Per una cosa ve la possiamo far vedere. Le mitiche balestre doppie rinforzate. Balestra principale e seconda balestra. Tutto questo perché giustamente è un 50, non è un 35. Doveva portare 50 quintali rispetto, cioè 15 quintali in più
li devi portare bene e in questo caso la doppia balestra fa sempre bene. Sulla parte posteriore sottostante troviamo la bellissima ruota di scorta. Ti devi sta, frate. Gli accessori che contraddistinguono un autocarro dal resto degli altri veicoli della serie Daily. Molte persone, molti ragazzini poco esperti si saranno chiesti che cos'è questo. Che cos'è questo? Mi chiedo io. È il martinetto che serve a tirare le cinghie o molto comunemente le funi. Si mette una fune qui, la si mette dall'altro lato, si passa attorno, sopra al carico e con un palo o con un ferro si tira. E lo senti fare ta-ta-ta-ta, infatti qui c'è il fermo. Si tira, si tira, si tira e quello serve per tirarlo. Da quest'altra parte, vicino al vano marmitta, troviamo il portacapezze o portafasce. Per chi non sapesse cosa sono, capezze e capezzone sono le corde ancora più robuste. Se vi state chiedendo poi che cos'è questa, è una semplice gru manuale, non idraulica. O meglio, è idraulica perché il pistone è idraulica, però già il ritiro è a corda. Azionala. No, non la so azionare, lascia perdere che il padrone mi fa un culo così. E la Fabri, però se ne ha delusione. È solo. Ci vai a parlare tu, l'hai visto quanto è grosso? Lascia, beh, questo è un muro, questi sono carpentieri, vecchia generazione, menano! Dicevi di essere un super sannita, sei una delusione. Sì, ma quello è più super sannita di me, fidati. Il serbatoio della benzina che è in plastica, ringraziando Dio, e non è di metallo, vi sarete chiesti che cosa sono questi perni tondi. Ok, sono gli ancoraggi del ribaltabile. Quando si alza, si muove, torna in quella posizione lì. Finalmente posso descrivere il pannello di una porta senza chinarmi rasoterra. Allora, sportello ampiamente enorme, vetrata in puro stile vetreria biferno, pannello porta, che si ferma effettivamente fin qui, ma ha un senso perché qui c'è lo scalino, c'è la classica presa d'aria per evitare che ci sia l'onda che non fa chiudere gli sportelli, bla bla bla, vabbè, ci siamo. Il pannello porta è un plasticone con un po' di moquette in stile Fiat Uno 45 del 1983, una manovella abbastanza grande e robusta e una maniglia abbastanza poco solida. Dopodiché il piolo della chiusura lo abbiamo lasciato nel 1999, per il resto è molto semplice, c'è da dire una cosa, guardate, adesso io chiudo, dove va a finire la tasca portaoggetti. Se vuoi prendere qualcosa in fondo a quella tasca, ti devi letteralmente abbassare finché la tua testa va a finire nella tasca, perché non lo prendi. Devi avere le mani che ti arrivano fin qui per cercare di prendere qualcosa. L'entrata c'è il gradino, il sedile ha vari controlli, può andare in avanti o indietro e può anche andare verso il finestrino posteriore, perfetto. Può inclinarsi verso il retro, abbiamo anche varie inclinazioni del sedile. Si fa più in su, si fa più in giù, si fa ancora, guardate, è uno spasso, ragazzi, camborellabile. Solo che l'unica cosa, mo devo capire come si rimetto, vabbè, mi ci metto dopo sopra. Sedile del guidatore singolo, sedile passeggeri doppio ma fisso, infatti è proprio una panca, ha anche gli stessi supporti per ancorarlo a terra in puro stile due cavalli. Da notare, il massimo dell'insonorizzazione del Daily sta qui, si vede questa parte rotta dove c'è la gomma e l'insonorizzante. Volete sapere dove è la scatola portafusibili? Sì, ma la devi descrivere a parole. E questo è il problema, sono rimasto basito, perché c'è tutta sta roba, sto cosa. C'è tutti sti fusibili, per l'amor di Dio. Ho capito relè che so pochi, però tutti sti fusibili, ma ce l'ha tutti sti servizi. Boh, va bene. Se qualcuno si è chiesto che cosa sono queste due leve, non è il freno a mano, perché il freno a mano sta qui. È ribaltabile, è un trilaterale. Quindi con queste due leve comandi il movimento, il lato o l'altro lato. Il guidatore si appende allo sterzo per mantenersi sulle vie più impervie e piene di buche, e i passeggeri? Questa qui, oltre a fungere da maniglia per salire dentro, è anche la maniglia dove il passeggero più esterno si regge. L'altra invece, quello centrale, dove si attacca? Allo sterzo? A questa? Al passeggero? No, qui, sta qui sopra. Il cielo è ampiamente rivestito con una sorta di cartone pressato e tela tipico di quegli anni. Una plafoniera con... Te la davano quando gliela chiedevi, però non te la davano spesso. Abbiamo due ampissimi parasole che secondo me non parano... Cioè, parano il sole leggermente sul naso, ma le tue palle... No, quello è perché parasole, ma non c'è. Specchietto retrovisore, luce, plafoniera con luce, con spot di lettura, perché devi vedere quando ti hanno fatto di verbale. Abbiamo addirittura il vano sdoppiato. Guarda caso, sull'autocarro il rinforzo cade proprio sopra al montante posteriore di rinforzo del cassone.
guardacarro. Stiamo dando il peggio di noi. Iveco. E va bene che negli anni 80 eravamo tutti fumatori. Anche il 14enne che iniziava a lavorare doveva fumare, perché sennò non era adatto al daily. E ok. Ma il portabirra dov'è? Vano porta oggetti? No, vano porta Madonna. Perché giustamente, con tutte le bestemmie che sente sto santino quando va a lavorare un cristiano, la Madonna si è andata a nascondere. Oh, perfetto. Approved. E ora passiamo ai difetti. Ieri sera, tra un sito zozzo e l'altro, mi sono imbattuto in un bellissimo forum dove c'erano tutti quanti i richiami di tutta quanta la serie Daily dall'inizio fino ad oggi. Campagne di richiamo, difetti, con anche le soluzioni a merito. Ve lo condividiamo perché qualora aveste un problema, lì c'è la soluzione diretta e anche molte fai da te. La versione camperizzata poteva avere 4 freni a disco. Molte persone lamentavano della poca frenatura del freno a mano. Molti se ne sono lamentati, addirittura dicevano che il freno a mano arrivava quasi a 90 gradi e la frenatura era pari a zero. Questo perché nei dischi freno c'è una ganascetta che, frenando sulla parte esterna del cilindro del disco, la parte dove c'è praticamente il mozzo, frenava. Molte volte si riusciva a regolarlo, molte altre invece si erano solo consumate le ganasce, ma molte altre volte c'era proprio un difetto alla base, quel sistema non frenava proprio. Apertura della pompa del diesel, non lo so se è un richiamo, un difetto, un consiglio, non lo so. Aprire eccessivamente la pompa del gasolio sollecita i pistoni e l'eccessiva sollecitazione porta a forare un pistone. Turbodaili dotati di sospensioni ALK o ALK. Perfetto. Viene proprio riportato, sempre come consiglio, che un eccessivo carico dei due elementi strutturali, quelli che ammontano alluminio e acciaio, per lo sfregamento e per l'utilizzo del carico eccessivo e sovraccarico, fa rompere tutto quanto. Ma guarda un po'. Grazie all'ALK proprio. La resistenza della ventola, quella del riscaldatore interno all'abitacolo, non funziona quasi mai. È soltanto la resistenza, basta cambiarla, costa pochissimo. Però pochi lo facevano. È stato un mezzo paraagonistico. Tutti ricordiamo il furgone assistenza della Martini Racing, ne abbiamo visti a quantità industriali, ma è stato un furgone assistenza anche per altri sport motoristici, ad esempio GasGas Trial Team, Aprilia Trial Team, o addirittura sport derivati dallo sponsor Red Bull, utilizzavano un daily. Se andate a scandagliare le vostre VHS, vedrete tutta la generazione dei turbo daily in azione con le varie livree. Sì, noi abbiamo fotografie di team e daily molto più recenti, però la storia è quella, ragazzi. Sul finire degli anni 80, la Martini Racing aveva già un prototipo di questa serie, della serie precedente, il primo restyling del daily. Che cosa successe? Durante tutto il Safari del 1989, i piloti ebbero problemi con le Lancia Delta, problemi addirittura con i altri team, avevano problemi con le auto e con i furgoni dell'assistenza che si rompevano, fino a un punto in cui uno dei piloti del Martini Racing Team disse: l'anno prossimo non corriamo con macchina, corriamo con furgone, facciamo prima. I daily furono gli unici che non si ruppero in tutto il Safari. Un giorno ad un ingegnere milanese, Maurizio Zanisi, comparve l'arcangelo Giacosa e nacque poco tempo dopo l'incrocio tra un daily ed un'anguilla, il Sealand. Basato sul daily 4x4, si mise a navigare tra gli yacht del porto di Genova, un'immagine bellissima. Era un anfibio di tutto rispetto, aveva una carenatura laterale in lamiera e sembrava proprio un mezzo da sbarco di quelli della Seconda Guerra Mondiale. Però vederlo così blu, maculato, navigare tra gli yacht del porto di Genova era spettacolare, dai. Quando il capodanno è stato violento, oppure hai fatto un after troppo spinto e la striscia continua non è solo quella della statale per te, guardi il tuo vecchio daily e dici: troppo poco potente, troppo poco veloce, cosa fai? Ci swappi dentro un motore Lexus V8 4 camme in testa e il giorno dopo, quando vai al cantiere, il tuo capomastro sai che può farti? Lucidarti i cerchi. Gabriele Pecquavi, dai. Ma quanti cazzo di carri di carnevale hanno fatto con i daily, dai! Ma ve li ricordate con gli autocarro? Tutte le persone salite sopra, uova marce, farina, bestemmie e soprattutto multe dei vigili urbani perché non lo potevi fare. Ecco perché poi non li hanno fatti più. Avrete notato senz'altro una cosa. Io ho la patente B soltanto e ho guidato un 50. Com'è possibile? Lo spiegone.
Lo abbiamo detto nell'introduzione, questo è un mezzo declassato. Il declassamento in che cosa consiste? È una legge in cui la motorizzazione riporta questo mezzo ad un uso di patente B. Molti preferiscono fare questa manovra perché tu hai un 50, la meccanica di un 50, ma porti molto meno, quindi molta più affidabilità e meno manutenzione. Questo ti permette di avere anche altri vantaggi. Il primo è quello di portarlo con la patente B, anche se è un 50. Secondo, un mezzo un po' più potente. Non sei soggetto alla revisione annuale per i mezzi con la patente C e non hai bisogno di fare la visita della patente ogni anno perché hai la patente C. Ci sono molti meno sbattimenti, ma non puoi portare i 50 quintali, che è poco più di un consiglio. Ho aperto una sponda laterale, non ho fatto niente. Queste si possono anche estrarre per togliere le sponde, per avere più spazio ancora, però tecnicamente il tuo spazio massimo è questo. Il cassone, poi, la cosa divertente è che molti lo comprano. Se non sbaglio, la Iveco te ne dà uno, te lo puoi anche scegliere, ma molti, per esempio, come la ditta che lo ha fatto, che è la Autosub, ne faceva anche di molto più robusti, e in questo caso ne troviamo uno che è molto più robusto, tanto hai 50 quintali. Sei sempre nella legge che dice che il quanto pesa il mezzo, dico una fesseria, 25 quintali, ne puoi portare 30, quindi hai 10 quintali di portata utile. Più peso ci metti sopra e più perdi in carico utile. Ma rimaniamo sempre nella regola che 35 quintali patente B è un consiglio. Un altro dettaglio che ti fa capire che questo era un mezzo da patente C è sul quadro strumenti il tachigrafo. Da questa parte voi potete vedere un piccolo switch che ti dice se stai lavorando, se sei in pausa o se sei a letto in questo caso. Quindi, non essendoci la cabina, voglio capire che cosa facevate nel letto. Ok, qui si smonta per inserire la chiave, si apre e si mette il disco orario, e da lì dopo il disco orario registrerà, come per i camionisti, quante ore hai lavorato, a che velocità sei andato, registra tutto quanto. E anche per quello ti potevano fare un mazzo tanto e varie multe. Essendo declassato, ormai è spostato sul letto, quindi non serve più qui. Fatti una sparata, vai, prova l'accelerazione. Aspetta. No! Ragazzi, stiamo andando velocissimo, di terza, per quelli che non ci credono, 140 giri al minuto praticamente, perché se non può essere. Sterzo cambio e pedali, sì. Allora, e come va il turbo daily? Beh, lo stiamo per scoprire effettivamente. Lo sterzo è come al solito, ragazzi, è praticamente decentrato. Io ho il centro dello sterzo tra il pedale del freno e della frizione. Sembra tutto impostato per la guida sciallata, quella spostata tutta verso sinistra. Sai, proprio il muratore che deve andare a lavorare però non c'ha voglia, sta così, quindi si appoggia al finestrino e vede passargli avanti la vita. È dotato di idroguida ed è molto leggero, ok, ma è uno sterzo da furgone, quindi uno sterzo lento, di per sé lento, non ci devi fare grandi manovre, non devi andare in pista, però si difende bene. La corona è molto grande e soprattutto, dico soprattutto, la posizione è ancora old style, ossia quella da furgone, con lo sterzo inclinato, quasi messo sul tavolo in stile pullman, e il sedile molto alto, propenso in avanti, e la pedaliera sempre messa quasi di piatto, classica postura da furgone. Quelli moderni sono in stile automobile ormai, molto più comodi, ma stiamo parlando del 2023, non del 1996. Il furgone tende ad avere la guida come un'automobile, bello, messo, tranquillo, spensierato. Il SUV invece ha la guida alta, più spensierata, ma più come un furgone, dove devi guardare tutto un po' dall'alto perché dicono che la sicurezza è migliore. Però alla fine col SUV non è né un 4x4, né un furgone, né una macchina, non si capisce che è. In pratica, i furgoni degli anni 90 hanno preso le conformazioni di guida dei SUV del 2020 e i SUV del 2020 hanno preso la conformazione di guida dei furgoni degli anni 90. Non l'abbiamo capita sta cosa, però il cambio questa volta ve lo dobbiamo spiegare un po' meglio, perché è un cambio ad H effettivamente, però è una questione di comodità più che altro, perché abbiamo un primino. Perché la prima effettivamente è vicino, c'era anche scritto una volta qui, si legge ancora, ma sembra il mostro di Robocop, quel cristiano che è passato dentro l'acido solforico. Aiutatemi! Lo ricordate? Perfetto. Abbiamo un primino, basta che lasciate la frizione, questo coso parte senza problemi,
e va a 0,1 km orario, cioè è la prima da processione da funerale. Dopodiché questo parte anche di seconda da fermo, perché effettivamente l'hanno pensata bene. Scarico di seconda, parte come se fosse la prima e potete rapportare le marce come se fosse un cambio normale, però effettivamente io sto in terza adesso, non ho la seconda, la quarta e la quinta. Il cambio del dial, una volta che ci hai preso la mano e ci hai preso l'abitudine, è molto fluido, non si impunta, nonostante abbia un leveraggio che è di, non lo so, 8 km e inclinato di 23,5 gradi, esattamente come l'asse terrestre. Ragazzi, è tanta roba per essere un cambio di furgone. Ce n'erano molti altri che per mettere le marce erano sfracelo. Il Ducato invece aveva il classico cambio al volante, che era molto più preciso quando era nuovo, dopo si sballava anche quello, però era molto più comodo. Però questo qui non ti fa rimpiangere alcun tipo di cambio, neanche delle auto. E poi ragazzi, trazione posteriore, cambio corto e soprattutto ad H. Dai, il cambio ad H è il cambio preferito delle persone che vanno in pista, perché quando si va in pista il movimento che si fa tra seconda e terza, che sono le marce più usate nel misto, se lo facessi con un cambio normale hai la seconda e la terza, qui invece hai seconda e terza, fai un movimento molto più rapido. Ecco perché nelle auto sportive si è usato il cambio ad H: Alfa Romeo Monreale, Mercedes 190 Cosworth, Alfa 6, Alfa 6 vabbè se l'hai ritrovato. Di per sé il mezzo non è velocissimo, quindi l'assetto lo tiene ancorato a terra, però ricordatevi che è un furgone, non potete andarci in pista, o meglio c'è chi ci è andato in pista e ha avuto anche dei bei risultati. Il Ducato autocarro ti fa letteralmente sobbalzare le gonadi in gola, perché è molto rigido. Questo nonostante abbia un assetto da 50 quintali, quindi una portata abbastanza importante, non è rigido, non ti fa girare lo stomaco per le continue sollecitazioni. Il Ducato invece ti smonta proprio lo stomaco, quindi anche scarico è godibile sulla strada normale o un po' dissestata, ma il meglio lo dà pieno carico, perché col pieno carico cammina abbastanza e non si scompone per via del peso. Poi farlo derapare è tutt'altra storia, perché vuoto, se messo bene, lo fai derapare. Noi non lo faremo, non mettetevelo in testa. Sapete perché? Perché sennò facciamo saltare il differenziale e il proprietario mi fa un culo così, sarò sincero. Non sotto sterza e non sopra sterza. È uno spettacolo. Sterza. Sterza. E siamo a 140 orari sempre. Ah, cioè, sì. Volete vedere come si fa una curva a 140 orari? Guardate, guarda il contachilometri, guarda, è brutta sta curva, guarda. La fa in scioltezza, 140 orari e non fa una piega. Che assetto ha il Daily? Dai. Mamma mia, oh, sei proprio onesto, devo dire. Sì, guarda, è libertà intellettuale. Sapete qual è l'unico modo per non spezzare un deltone in due? Caricarlo su un Daily. Il Sofim è un ottimo motore, ma non è sotto i furgoni uno tra i più veloci al mondo. Sotto la Tema, sotto la Croma si fa sentire, ma qui sotto no. C'è un cambio corto, ok, però tutto il mezzo è stato studiato per fare che cosa? Il lavoro da cantiere, serve a trasportare, ma nonostante tutto si difende, perché può camminare tranquillamente a 90-100 orari, che per un furgone era tanta roba. Adesso con i giorni nostri, la tecnologia nostra, un furgone oltrepassa tranquillamente la velocità di un'automobile, anche perché avere un 3000 multijet e avere anche una bella potenza, ecco perché abbiamo anche un cambio che è leggermente più lungo sia per la velocità sia per i consumi, e abbiamo delle velocità di punta ampiamente elevate. Qui abbiamo un'idea degli anni 80-90, un furgone che deve fare 80, 90, 100 orari a pieno carico, smadonnando, perché devi andare sul posto di lavoro oppure devi portare la tesi in tempo, perché sennò la giornata non finisce più. La sua ripresa, sia che sia essa a pieno carico o scarico, vi garantisco che comunque è ottima. Il motore Sofim ha una coppia del diavolo, quindi riesce a portarsi avanti carichi imponenti senza problemi. Basta scalare di marcia. Se non si parte in salita, c'è il primino. Questo andrà sempre. È un mezzo che è quasi eterno. Non a caso è quasi eterno, perché il connubio tra telaio robustissimo, sospensioni robuste e motore eterno danno come risultato il turbo daily. Siamo passati già da qualcosa di diverso rispetto al primo daily. La seconda versione, o seconda versione restyling, aveva già un sedile di guida che era leggermente inclinato verso il retro, l'altro invece lo vedevo più pari, più piatto. Stare troppo tempo dritti
ti fa male la schiena poi. Quando sei tornato dagli smadonnamenti del cantiere, apriti cielo. Qui invece abbiamo una tranquilla posizione, diciamo leggermente inclinata, ti fa stare bene. Possiamo dire che il sedile di per sé è abbastanza imbottito e comodo, non risenti di molta rigidità attuale. I sedili attuali sono molto 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 rigidi, quindi la schiuma molto dura ti rompe il culo, bello detto in maniera molto spicciola. Però c'è da dire una cosa: quando torni da una giornata di lavoro, anche se ti metti sul daily con i sedili sfondati, ti sembrerà sempre la poltrona dell'imperio all'hotel. La visibilità poi è ottima, stiamo girando per il mercato di sabato e abbiamo una visibilità quasi totale. Sulla versione attuale, che è l'autocarro, riusciamo a vedere anche il posteriore e riusciamo a vedere la fine del mezzo avanti e dietro, e soprattutto riusciamo a vedere anche se ci tiriamo sotto qualcuno, perché il muso è letteralmente lì. Però cerchiamo di non ammazzare nessuno, che è meglio. Tra prima e seconda serie c'è stato un netto miglioramento anche sul comfort a livello di vibrazioni. Hanno cercato di inserire dei silent block maggiorati, hanno cercato di dissipare le vibrazioni in maniera differente. Ci sono riusciti? Sì, in minima parte, però abbiamo un problema di fondo. Il motore Sofim era comunque sia un motore che vibrava tanto e si trasferiva tutto sul sottotelaio. Nonostante fosse abbastanza isolato, le vibrazioni le senti e la rumorosità ce l'hai. È sempre un mezzo da cantiere, non è un'automobile, non hai tutto sto materiale isolante. Ce n'era un po' di più tra la prima e la seconda serie, ma comunque Sofim te lo senti tutto nelle orecchie. Ciò che resta del mercato boianese: i nordafricani con i vecchi Daily e i vecchi Ducato. Da quest'altra parte abbiamo ancora Ducato e Eurocargo. La maggior parte dei mezzi impiegati per i bancarellari sono esclusivamente Ducato e Turbo Daily. Dipende da volumi e tonnellaggi. Guarda qua, c'è la pecora nera, il Transit. Un'altra cosa che sentirete se avete un autocarro o un 50 in generale, sapete cos'è? Il rumore di sospensioni. Gnignò. Se la giornata è umida, troverete sicuramente un po' di sollievo, perché l'umidità bagnerà boccole, bulloni, quindi li sentirete meno. Ma nelle giornate secche, quelle belle d'estate, ad ogni minimo movimento ci sarà un cigolio annesso. E guai, perché il vero padrone o muratore che sia, se non sente determinati cigolii e rumori, si preoccupa, perché vuol dire che qualcosa si sta rompendo. E non sono i coglioni di chi guida un traffic. I freni del daily sono ottimi, perché comunque, considerato che deve portare un carico abbastanza importante, tutta l'azienda, la Iveco, li ha rapportati per bene. Ma il 50 ha freni un po' più potenti, perché la portata è aumentata. Qui mi verrebbe da dire tutt'altro, perché tutti quanti i proprietari hanno sempre lamentato un sovraffaticamento dei freni. Spieghiamola bene: se col 50 ci porti 50, se col 35 ci porti 35, con il 60 ci porti 60, i freni fanno il loro porco lavoro. Ma se tu col 35 ci porti 60, è normale che dopo, sulla discesa, te li ritrovi che puzzano, perché l'unica cosa che fanno è puzzare i freni, non è che vanno a fuoco, non frenano più. Perché ti lamenti? La sicurezza è piantata agli anni 70. Dai ragazzi, questo è solo esclusivamente un aggiornamento di quella piattaforma di fine anni 70. La sicurezza era quello che era, non è che c'è molto di più rispetto a allora, è un po' più impupazzato, ma è sicuro esattamente come il 1978. Non vorrei dire una grandissima cazzata, ma se non ricordo male, fino alla metà degli anni 90 gli autocarri non erano soggetti a crash test, perché mezzi d'opera e mezzi da lavoro. In America tutt'oggi non sono soggetti a crash test, ecco perché vi ritrovate casomai il daily americano che ha il motore della Viper. Ecco il perché della logica. I muratori che tornavano dalle feste leggermente alticci e prendevano sotto un'auto, povera l'auto, perché di principio sapete che cosa abbiamo? Un mezzo che è alto, parliamoci chiaro, all'altezza del lunotto posteriore di un'auto. Tu qui hai la parte inferiore del telaio, puoi rompere il radiatore, ma davanti ti trovi 4 quintali di motore più tutto quanto il telaio e tutta la forza cinetica che puoi imprimere. Dove volete andare? Se cadi in un fosso il giorno di Sant'Egidio, perché hai preso quelle stradine di montagna e ti sei messo un po' troppo sul bordo, ma non lo so ragazzi. Ma ti stai riferendo a qualcosa in particolare? No, ma che scherzi? Ma stai a scherzo? Consumi? Sì.
A pieno carico? Doppio sì. Finito? Sì. Stile di guida? No. Vita reale. Devi fare un lavoro. Vai alla cava di Campochiaro, al posto di caricare 35 quintali come vuole la patente B, ne carichi 50, 55, 60. Metti in moto e al posto di fare la via interna ti fai la statale. Nonostante tu abbia fatto la statale, fai anche l'immissione nel senso contrario per tornare in paese, ti ferma la stradale e ti dice: quanto porti? Il regolare, maresciallo. Ah, va bene? E ti portano esattamente dove stiamo andando, alla pesa dell'arena, e ti fanno un verbale della Madonna, e sono anche magnanimi che non ti ritirano la patente. Così il giorno dopo impari a prendere la via interna, quantomeno. Ah, non a rispettare il regolamento. Esattamente. Perché il lupo perde il pelo, ma non il pelo. Gli interni? E sono un po' diversi da quelli del daily che abbiamo provato. Quelli erano molto più moderni, molto più fighi. Si vede che erano già anni 2000. Qui invece abbiamo un cruscotto che è stato rimescolato, è stato ridisegnato per rimettersi al pari un po' con gli anni 90. Abbiamo una plancia che è una plasticaccia. Il quadro strumenti è praticamente quello simil Turbo Star, con gli stessi strumenti più o meno. Pulsanti laterali in stile dolce forno degli anni 80. Un devio luci che è veramente molto sottile ma robusto, perché ci vanno con i piedi pesanti e con le mani leggere. Lo sterzo che era più moderno, porta oggetti, porta divante, porta ambosta, come diremmo qua. Al centro il tunnel centrale, che è stato rivisitato, però molto piatto, molto molto semplice. Ad esempio la reazione tipica di quegli anni non funziona. Uno stereo, perché gli optional servono per svegliarti soprattutto la mattina. La reazione e le bocchette riciclate, anche queste, al Turbo Star. Il portaoggetti, che è sotto le ginocchia di Gabriele, se fai una frenata diventa un portaginocchia. La pedaliera, che è acceleratore a pedale e freno e frizione ancorate alla carrozzeria, dove si vede anche il piantone dello sterzo. E il grandissimo passaruota, questo vi fa capire del perché la pedaliera sia letteralmente incastrata tra il vano motore e il passaruota. E anche oggi vi siete beccati un altro mezzo della vita quotidiana. Uno di quei mezzi che vedete, date per scontati. Quando chiamate il classico muratore de Bergamo, arriva con uno di questi. Ve ritrovate anche nei mercati, in piazza, tra Ducato, Daily e qualche Transit giusto per sbaglio. Trovate sempre i loro fidi condottieri dei bancarellari. Poi arriva un giorno, dopo che li avete dati per scontati per l'ennesima volta, li trovate, ma sono diversi perché il vecchio proprietario ha tolto il vecchio e ha messo dentro il nuovo. Il Daily è uno di quei mezzi che seppellirà noi, perché questi sono eterni a differenza nostra. A dove va? Vieni qua che devi fare i ringraziamenti. Se sei arrivato a questo punto del video, vuol dire che il nostro lavoro ti piace, quindi vogliamo ringraziare come al solito chi ci supporta con le varie donazioni, vogliamo ringraziare TP, tutte le persone del gruppo di Telegram che ci supporta lo stesso, qualcuno ci trova le auto, ci aiuta con qualche consiglio. Il modo migliore per supportarci e per farci crescere come canale sono le donazioni, trovate i link in descrizione. Se poi volete far sapere a tutti che siete dei Real Carers, comprate le nostre magliette e fatelo sapere a tutti quanti, realcarstore.it. Ci tenete. Se sei arrivato a questo punto, vuol dire che quello che stiamo facendo ti piace. Ne vogliamo approfittare per ringraziare le persone che si abbonano tramite i super grazie, gli abbonamenti direttamente su YouTube e la nostra pagina ITP, di cui trovate il link in descrizione. Un grazie anche a tutti coloro che ci prestano le auto e quelli che ci trovano le auto. A proposito, se volete segnalarci un'auto, c'è la mail qui sotto. Ma grazie soprattutto agli haters che ci riempiono di critiche non costruttive e di insulti velati. Grazie. Anche grazie a voi cresce l'engagement del canale. E ultima cosa, se volete supportarci ed essere fashion, realcarstore.it. Quando ti chiede, ogni acqua le va chiede. Vaffanzoom, 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 vaffanzoom. Lo facciamo? Tanto. Lo vuoi fare tu? Fallo tu, via. Fa, basta. Piove anche. Fai, fai. Ma fai, facci mia. Bene, benissimo. Deglassato. Tipo la patente. Ma come deglassato? Non ho detto deglassato. Sicuro? Non, zitto! Non quelle battute, per favore. Fabri, ma che caspita stai facendo? Vai in risonanza. Senti? Oh.